delle deliberazioni con questo sistema, come vanno? E una riflessione a margine, in particolare della spiegazione del dottor Lucarelli. Mi pare di aver capito che i beni comuni sono tutto ciò, beni materiali e immateriali, che danno una risposta ai bisogni umani fondamentali e dunque non possono essere appropriati né da un soggetto pubblico né da un soggetto privato. In parte hanno risposto a questa problematica, no, dei bisogni fondamentali, ha risposto quello che era lo Stato sociale fino agli anni, fino agli anni 70. Poi c'è stata la svolta neoliberista e quindi tutti questi beni materiali sono stati erosi gradualmente sempre di più. Oggi che siamo in crisi economica si parla in realtà invece di privatizzazioni, lo slogan è stato quello delle privatizzazioni e anzi si parla di svendita dei beni comuni per fare cassa. Allora a me pare che non a caso sta emergendo questa problematica dei beni comuni in un momento tra l'altro di grave crisi economica, di penuria che comincia a essere piuttosto diffusa. Dal punto di vista teorico, allora a me piacerebbe capire che cos'è che non è bene comune e quindi quali sono i limiti, quali sono le legittime articolazioni di quella che deve essere invece la proprietà privata, che è l'altra faccia della medaglia. Perché se non si chiariscono insieme questi due concetti e non se ne non si fa sì che vengano recepiti e dalla legislazione e dal dibattito politico, o meglio prima dal dibattito politico e poi dalla giurisdizione, è anche vero che ci sono un sacco di esperienze, come prima presentava il dottor Cacciari, io penso anche ai bilanci di giustizia per esempio, che sono stati assunti anche da alcuni comuni, che sono state esperienze interessanti, però rischiamo comunque di essere travolti da queste filosofie economiche, da questa filosofia economica che in realtà sta distruggendo con il veleno che ci ha avvelenato quello che rimane dei nostri, tra virgolette, beni comuni materiali e immateriali. Quindi in particolare questa cosa della proprietà privata mi piaceva avere una definizione un po' più precisa. Grazie. Chiedo a Lucarelli se nello statuto del Comune di Napoli è previsto il referendum nella forma propositiva e abrogativa. Andiamo più di tre? Dai, comincio più di tre? Allora, per quanto riguarda i tempi, ovviamente sì, la parte... Dove sta la signora che aveva... Sì, per quanto riguarda i tempi è chiaro che la partecipazione può rallentare, ovviamente anche la partecipazione deve come dire, non dormire sonni tranquilli, ma anche da parte delle consulte ci deve essere una tempistica per quanto riguarda la capacità di riunirsi, di deliberare. Certo non è che l'amministrazione comunale può aspettare i tempi della decisione. Se la decisione, se la delibera da parte della consulta che si riunisce perlomeno una volta al mese, ma può autoconvocarsi anche più volte, e se le deliberazioni non intervengono, quindi le proposte non intervengono dal basso, è chiaro che l'amministrazione va avanti, noi possiamo aspettare i tempi delle consulte. Quindi, però se poi arrivano diciamo, deliberazioni da parte delle consulte, è ovvio che questa apre una fase di consultazione e può rallentare l'attività. Discorso, non c'è l'altra, in realtà non è il bene comune, non è l'altra faccia della medaglia rispetto né alla proprietà pubblica né alla proprietà privata, c'entra niente, perché proprietà pubblica e proprietà privata è il regime proprietario così come è presente in Costituzione ed è quello, diciamo, che come lei diceva giustamente ha fatto sì che fino agli anni
70 la dimensione sociale della Costituzione, diciamo, appagasse il soddisfacimento di diritti sociali, ma comunque in una logica comunque proprietaria, di regime proprietario, di proprietà pubblica, cioè erano le soggettività pubbliche proprietarie, diciamo, di quei beni e servizi che erogavano beni e servizi e soddisfacevano i diritti fondamentali. Però questo fin tanto che c'è stato un modello giuridico-economico che diciamo sottostante, che garantiva questo funzionamento, è andato in crisi e quindi si è capito che, come dicevo prima nel primo intervento, il concetto di proprietà pubblica legato al servizio pubblico non era sufficiente al soddisfacimento di diritti fondamentali, quando è bastato un orientamento diverso dal punto di vista politico a far sì che appunto la proprietà pubblica in quanto tale, il servizio pubblico in quanto tale, non fossero garanzia dei diritti fondamentali. E quindi lo Stato sociale, la funzione sociale, diciamo che inquadriamo nella Costituzione perlomeno tre dimensioni, no? Quella politica, quella amministrativa e quella sociale. Quella sociale ha consentito il funzionamento dello Stato sociale, secondo però appunto una logica proprietaria, di proprietà pubblica e di servizi pubblici gestiti da soggetti la cui proprietà appunto era un soggetto pubblico. Quando c'è stato un cambio a partire dall'inizio degli anni 90, sono cominciate le privatizzazioni dei servizi nazionali, dei servizi pubblici locali, quando progressivamente c'è stato appunto un trasferimento dal pubblico al privato, si è capito che il regime proprietario in quanto tale non fosse a garanzia appunto della tutela dei diritti fondamentali, perché ci si muoveva sempre in una logica appunto proprietaria. Lei dice quali rimangono, dice tutti quanti potrebbero essere beni comuni e tutti potrebbero essere beni legati al soddisfacimento dei diritti fondamentali, ma quello che abbiamo cercato di dire stasera appunto è che non c'è un elenco e che si arriva alla definizione di una categoria appunto dell'essere, non dell'avere, attraverso dei percorsi, ecco, l'anno scorso appunto è stato l'acqua, potrebbe essere il lavoro, la conoscenza, l'informazione, sono dei percorsi che però dove vedono impegnati dal basso i cittadini, perciò dico bisogna sempre associare la determinazione del bene comune associato ai processi di partecipazione dal basso. Sono i cittadini che scelgono di volta in volta quali sono i beni comuni, perché sono loro che dal basso ci diranno sempre quali sono quelle istanze e quelle esigenze che devono essere soddisfatte per appunto il soddisfacimento di diritti fondamentali. È una percezione quindi che viene dal basso, una percezione che viene proprio perché è attraverso, abbiamo detto, la categoria dell'essere che si percepisce quali sono. Ecco, l'acqua la si è percepita quando? Per un fatto concreto, a partire dalla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, primi processi di privatizzazione che in buone parti d'Italia avevano determinato un peggioramento della qualità del servizio, avevano determinato un aumento delle tariffe, avevano determinato una riduzione degli investimenti nelle infrastrutture, avevano determinato un peggioramento dei rapporti di lavoro, avevano determinato un uso più irrazionale delle risorse idriche. Questa percezione collettiva ha fatto sì che nascesse una conflittualità dal basso, un dissenso dal basso, per poi questo dissenso a un certo punto trasformarsi in proposta e trasformarsi in esercizio di democrazia diretta. Allora, il referendum abbiamo approvato l'altro giorno in giunta, abbiamo approvato due delibere secondo me molto importanti, una che estende il diritto di partecipazione al referendum consultivo e propositivo ai migranti e ai ragazzi che abbiano compiuto 16 anni di età. Che mi sembra importante. poi abbiamo approvato un'altra delibera che dà la possibilità appunto ai migranti iscritti alle liste elettorali di eleggere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Comunale. Stiamo lavorando adesso per inserire
e quindi per inserire con un regolamento, perché c'è la previsione di istituti referendari nello statuto, ma bisogna poi dargli concretezza attraverso dei regolamenti. L'abbiamo fatto ora per il referendum consultivo, lo dobbiamo fare ed è mio obiettivo farlo anche per quanto riguarda i referendum abrogativi. Ovviamente dobbiamo studiare tecnicamente se inserire un quorum, il quorum dove inserirlo, se come a livello nazionale diciamo escludere alcune materie dal referendum abrogativo, ma io voglio fortemente che sia anche inserito, diciamo è previsto anche il referendum abrogativo, ovviamente evitando che gruppetti di micro interessi possano diciamo così svolgere non solo una funzione di interdizione, ma anche diciamo portare avanti interessi che non sono sempre interessi trasparenti. Quindi bisogna ovviamente inserirlo, non bisogna avere paura di inserire il referendum abrogativo, bisogna farlo con intelligenza ovviamente. Qualcun altro vuole...